Già da poco. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. I soldati intanto si divisero le vesti di Gesù tirandole a sorte. Sopra il capo di Gesù avevano messo un cartello con queste parole: quest'uomo è il re dei giudei. I due malfattori, intanto, erano stati crocifissi con Gesù. Se sei tu il Messia, allora perché non salvi te stesso e noi? E anche tu hai timore di Dio, eppure sei condannato alla nostra stessa pena. Per noi è giusto scontare il castigo, ma lui no. Lui non ha fatto nulla di male. Gesù, quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, chiama Elia. Uno corse a intuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli diede da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Padre, a te affido la mia vita. Gesù, dopo queste parole, spirò. Si squarciò in due, dall'alto in basso.
Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: quest'uomo era veramente il figlio di Dio. Anche tutti quelli che erano congiunti per questo spettacolo, davanti a questi fatti, se ne tornarono a casa battendosi il petto. La Chiesa celebra la passione del Signore nella certezza che la croce di Cristo non è solo la vittoria delle tenebre, ma la morte della morte. L'ora di Gesù è descritta attraverso i fatti come ora di sofferenza e insieme di gloria. L'odio del mondo condanna Gesù alla morte di croce, ma dall'alto di essa Dio manifesta la sconfinata misura del suo amore. In questa splendida rivelazione, in questa piena dedizione divina, consiste la gloria. La passione e morte di nostro Signore sono il motivo più dolce e più violento insieme che ci spinge ad amare. Dalla morte distruttrice è uscita la vita. Ecco, ormai siamo alla fine. Poche parole per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano. Dovrei fare dei nomi, ma non è giusto fare dei nomi. E il ringraziamento, ecco, che nasce dal profondo del cuore. Per tutti coloro che si sono impegnati, in questa serata noi abbiamo voluto, ecco, l'ha detto pure Don Carmine, meditare il mistero della morte di Gesù in croce. Ecco, la croce è qualcosa di favoloso per noi cristiani, nel senso che la dovremmo, ecco, portare sempre sul nostro cuore. Grazie a tutti coloro che hanno voluto e che hanno creduto in questa manifestazione di fede, perché non abbiamo fatto altro che ricordare la morte in croce di Gesù. È stato il primo anno, è vero anche questo, speriamo che non sia l'ultimo. Un vivo ringraziamento in modo particolare agli uomini, agli adulti. Io l'ho proposto prima ai giovani, alcuni si sono offerti, altri, un po' di timore, la prima volta. Ecco, ne ho approfittato allora con gli uomini più grandi. Perché non la facciamo noi che siamo più grandi? Giusto per dare, ecco, uno stimolo a quelli più giovani. Va bene, non gliela facciamo. E che ci siamo riusciti. Alcune cose non sono andate, altre sono andate abbastanza bene. È il primo anno. Con l'aiuto di Dio l'anno prossimo, ecco, faremo ancora di meglio. Ma ricordate, la cosa fondamentale è tutti quanti dobbiamo essere i veri protagonisti. Gesù lo è stato prima di noi, ma anche noi lo dovremmo essere sempre nella nostra vita. Ecco, ricordo adesso che dalla Chiesa Vecchia uscirà la statua della Madonna con il Cristo morto e li accompagneremo fino in Chiesa Madre, in Chiesa Grande. Ecco la raccomandazione, restiamo qui fermi per darci la possibilità di organizzarci, non ci muoviamo. Chiesa.